Guarda qua, 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 qua. Tu sai cosa sono? Sono alcuni dei messaggi che tutti i giorni ricevo da persone che dopo, ripeto, dopo aver sottoscritto una proposta d'acquisto, si accorgono che effettivamente qualcosa non va. Se ti sei fatto lo screen, avrai notato che qualcuno è arrivato addirittura a sottoscrivere il preliminare di compravendita davanti al notaio. E avrai notato che sono tutte persone che si sono accorte che qualcosa non va. E sono tutti esempi pratici di persone che sono state informate che la casa che hanno promesso di acquistare non è la casa che vogliono acquistare. Sono stati informati a giochi fatti che quella casa ha dei problemi e che prima di essere acquistata questi problemi vanno risolti. Voi non siete normali. O meglio, forse siete troppo normali, siete troppo tutti uguali e siete tutti abili a nascondervi dietro "ma io non lo sapevo, a me non era stato detto". Siete convinti che la fase decisiva dell'acquisto di una casa sia il rogito definitivo d'acquisto davanti al notaio. Continuate ad essere convinti, a farvi illudere che sottoscrivere una proposta d'acquisto è una semplice formalità e vi ritrovate puntualmente a rimetterci dei soldi. E puntualmente, quando ormai la probabilità di rimetterci qualche migliaio di euro non è più una probabilità ma più una certezza, mi scrivete: mi puoi aiutare? Mi dai qualche consiglio? Cosa posso fare ora? E lì scopri che ormai c'è poco da fare. Lì scopri che potevo aiutarti prima, non dopo. Il mio mestiere è aiutarti a prevenire, non a curare. Fatti un giro qui sul mio profilo perché è una questione di metodo. Ci vediamo dall'altra parte.